parte di polizia provinciale. E ora a Pescara, dove 16 immobili pubblici passano dallo Stato al Comune, un esempio di federalismo demaniale di cui ci parla Gabriele Mastellarini. Dopo 9 anni di attesa, oggi la firma che sancisce il passaggio di alcuni stabili e aree strategici di Pescara dallo Stato al Comune e il contestuale trasferimento degli immobili in cui hanno sede il Tribunale Amministrativo Regionale e la caserma dei Carabinieri di Via Lago di Borgiano all'Agenzia del Demanio. In tutto 16 asset, come si chiamano in gergo, che il Comune Adriatico prende gratuitamente in carico. Tra questi l'area dove insistono il Teatro d'Annunzio e l'Auditorium Flaiano, ma anche stabili fatiscenti come la ex Scuola Muzzi in Via Caduti per Servizio, dismessa da oltre 20 anni e ricettacolo di delinquenti, che verrà rifunzionalizzata e messa a disposizione dell'attivo conservatorio d'Annunzio per creare un polo della musica. Tutto questo lo si fa in un'ottica di collaborazione fra pezzi dello Stato che parlano fra loro e vogliono valorizzare il patrimonio pubblico esistente per una fruizione che sia sempre migliore dal punto di vista tanto delle persone quanto della sua sostenibilità finanziaria. Tra gli altri stabili che passano al Comune, la ex polveriera del quartiere San Donato, l'area ex Enaip sulla riviera nord di Pescara e il terreno dell'ex campeggio Albertini. La comunità di Pescara acquisisce in proprietà importanti beni che potrà poi sviluppare per dare nuovi servizi ai cittadini e per avere una gestione ottimizzata delle proprie attività. È stata scritta una bella pagina per la storia di Pescara, ha detto il presidente della regione Luciano D'Alfonso, che nel 2007 aveva sottoscritto la prima intesa. Ora toccherà agli immobili dismessi appartenenti al demanio militare.